Ma io mi auguro che il governo italiano risponda positivamente all'appello che ho lanciato ieri e che ho anche riferito al ministro Savona affinché si cambi la manovra per dare assicurazioni ai mercati e per tutelare i risparmi degli italiani. Ripeto, il problema non è né Bruxelles, né Londra, né New York, il problema è a Roma. Bisogna fare una manovra che favorisca la crescita, che favorisca gli investimenti, che favorisca la realizzazione di infrastrutture e che non sia una manovra assistenzialista. La mia preoccupazione è che neanche con un rapporto deficit-PIL 2.4 si possa realizzare ciò che intende realizzare il governo. Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della Fornero richiedono, se veramente realizzate, nuove tasse e richiedono che si infilino le mani nelle tasche dei cittadini italiani. Questo mi pare inaccettabile, questo mi pare molto preoccupante, quindi se si vuole dare una risposta agli italiani bisogna cambiare i contenuti della manovra. Bloccare TAV, TAP, Gronda e Terzo Valico mi sembra veramente fermare l'Italia e mandarla indietro, ma ripeto, tutto ciò rischia di provocare veramente di mandare in frantumi i risparmi, il sistema del risparmio italiano.